Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova sfida per il 2024 in cui insieme a 10 investitori andremo a vedere quali sono le loro previsioni per questo 2024. Ho chiesto a 10 investitori di investire virtualmente 10.000 euro in una singola azione. Ovviamente nessuno ha rispettato la regola, qualcuno sì, voglio dire, ma non tutti hanno rispettato la regola, qualcuno ha scelto 2, qualcuno 4 azioni, va bene, ma tutti sono perdonati, tutti sono ammessi a questo contest. 10 investitori, vediamo cosa hanno detto, ma prima di vedere i loro suggerimenti vediamo un utile disclaimer di Max Cirignotta, Mr. Billions. Fermi un attimo, già mi vedo con la pagina broker aperta. Ricordatevi che questo video è solo un gioco ed io come gli altri non bisognerebbe mai di fare un link con i nostri soldi veri. Fate molta attenzione che qui stiamo solo giocando. Quest'anno i 10.000 euro che mi hai gentilmente donato vanno investiti in Alibaba, un'azienda tecnologica cinese che probabilmente molti conosceranno, visto che è un po' considerata l'Amazon cinese. Nel 2021 quotava oltre 300, adesso ai minimi storici, quindi secondo me quest'anno è l'anno del recupero. Ciao Giovanni, le mie scommesse per il 2024 sono PayPal e Pfizer. Per partecipare nel 2024 acquistando una sola azione ho provato a chiedere aiuto a Magic Formula, tutto il tratto da un libro che è stato scritto nel 2005 e in più ci ha collegato questo sito che ci fa capire come seguendo il libro si può fare comunque un stock screener. Questo è il simpatico da capire come lui abbia, diciamo, pensato di mettere in un database alcune informazioni con la possibilità poi di avere uno stock screener che ci fa comunque superare, diciamo, la quotazione dell'S&P 500 usando questi titoli che ci darà lo stock screener. Mi sono fatto dare i titoli che aveva e tra questi qui in particolare ho scelto Giga Cloud Technology. L'anno scorso non ho vinto, ma ho portato a casa comunque un bel più 37%, consigliandoti la solita azienda farmaceutica Vertex. Quest'anno voglio sapere di più, punto tutto su Supermicro Computer, ticker SMC, un'azienda americana che sviluppa e produce soluzioni server e di storage adatte a prestazioni. L'azienda fornisce i suoi prodotti a data center aziendali, al cloud computing, all'intelligenza artificiale, ai mercati del 5G e dell'edge computing. È nata nella Silicon Valley nel 1993, ma solo negli ultimi anni sta ottenendo performance to the moon. Da un'analisi fondamentale risulta sopravvalutata, ma in suo favore, nonostante questo, ti dico che è ancora una piccola large cap da 27 miliardi, la crescita degli utili anno su anno è del più 50%, ROE to the moon, salute finanziaria eccellente, il founder è in carica da oltre 30 anni e detiene ancora il 9,6% dell'azienda, collabora con Nvidia, Intel, Rakuten, AMD e molti altri. Nel 2022 ha vinto il premio prodotto dell'anno nella categoria Machine Learning AI ed è stata nuovamente premiata come prodotto dell'anno nel 2023. Insomma, andrò o to the moon o to the mona. Vivere o morire, a me la scelta. Ciao a tutti e in bocca al lupo. Rispetto all'anno scorso farò una previsione unica con un'unica azienda. Quest'anno punto il mio 100% su Microsoft, MSFT. Uno, perché è la mia azienda preferita e non ce l'ho ancora in portafoglio, ma questo è un altro discorso. E due, perché secondo me ha grosse potenzialità. Mi raccomando, punta bene questi 10.000 euro e poi se avanzano, se sono veri, dammeli con il guadagno. Quest'anno torno un pochino sui miei passi e ritorno alle dividend stock e ne scelgo due, dividendo i miei investimenti virtuali 50 e 50. Ho scelto nel caso specifico Pepsi e Kroger. Si tratta di due azioni dal carattere abbastanza difensivo, con dividendi buoni, anche se non altissimi, ma in crescita da parecchio tempo e secondo me ancora con fondamentali abbastanza buoni. Non sono presenti nel mio portafoglio, ma entrambi sono presenti nella mia watchlist. L'anno scorso forse non hanno avuto rendimenti particolarmente elevati, anzi direi che sono stati abbastanza penalizzati dal rialzo dei tassi, cosa che ha accomunato un pochino tutte le dividend stock, che solitamente fanno anche concorrenza ai titoli di Stato, e quest'anno, puntando magari su un abbassamento dell'inflazione e eventuali tagli dei tassi di interesse, le dividend stock potrebbero tornare di nuovo di moda, magari grazie a una rotazione settoriale che notiamo sul mercato talvolta.
Quando un anno fa ho visto la prima versione di questo contest, ho avuto una reazione alla Michael Scott di The Office. No, God! No, God, please, no! 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 Siccome nella vita è importante essere incoerenti, eccomi qua. La mia scommessa per il 2024 è TUR, T-U-R, ETF che traccia le azioni turche. Questa è un po' una scommessa alla Mepfaber, perché l'indice turco viaggia ad un PE, price earning ratio, di 4 e negli ultimi 5 anni non è praticamente andato da nessuna parte. Però da inizio anno ha già fatto il più 7%. Comunque, visto il culo che ho al fantacalcio, non è che abbia tutte ste speranze. In perfetto stile campionati del mondo di trading, non dirò cose sagge, come dovrebbe investire una persona saggia, ma sparerò cazzate per cercare di vincere. Quindi dico, 30% Alfonsino, 30% Poste Italiane, 30% azioni del Fatto Quotidiano e 10% una crypto shitcoin che è Manta Network. 30, 30, 30, 10. E dai, to the moon! Per il 2024 voglio partecipare cercando di rimanere coerente con il mio vero portafoglio e quindi scelgo di investire in azioni Meta. Meta infatti è l'azienda che occupa la fetta più grande del mio portafoglio, escludiamo gli ETF, e quindi significa che sono ancora ottimista per il futuro. Sono poche le aziende che possono vantare una base di utenti che si avvicina ai 4 miliardi, quindi Meta ha un vantaggio competitivo davvero enorme. Inoltre il free cash flow, che per me è una delle caratteristiche più importanti in un'azienda, è tornato a crescere e salvo imprevisti dovrebbe arrivare a livelli mai raggiunti in precedenza. Avendo chiuso il 2023 con un rendimento incredibile del 180% circa, non mi aspetto sicuramente un'altra annata del genere, ma Meta resta comunque una delle big tech americane che viaggia a valutazioni più basse insieme a Google e quindi me la voglio tenere in portafoglio ancora per tanti anni. A presto, ciao! Vedremo chi di voi ragazzi riuscirà a battere il mercato. In ogni caso ci sono io che per ben due volte ho battuto il mercato, nel 2022 e nel 2023. Chissà se riuscirò a ripetermi nel 2024. Quest'anno ho deciso di fare un'azione un po' diversa e puntare su un'azione che ho realmente comprato ad inizio anno. Si tratta di Antares Vision. Antares Vision è un'azienda bresciana che opera nel settore dei sistemi di visione industriale. È una piccola media impresa con presenza globale che ha avuto nel 2023 un anno terribile. Infatti in borsa è arrivata a perdere più dell'85%. Qual è il razionale del mio investimento? È proprio questo, è proprio il fatto di aver perso l'85% del proprio valore. Dove l'ho letto? L'ho letto sul giornale di Brescia, un noto giornale economico. Quindi non solo qui potremmo dire che ho applicato il long country bias, ma ho addirittura applicato il paesello bias, cioè mi sono lasciato trascinare dal fatto che avevo sempre sentito parlare bene a livello locale di questa impresa, del suo management, del suo progetto di crescita. È incappata in qualche errore di gioventù oppure, voglio dire, non ha un business basato su solide fondamenta. Lo scopriremo nel 2024. Io sono certo che ci divertiremo. Mi raccomando, ricordatevi le parole di Mr. Billions: non copiate assolutamente questi investimenti, ma assolutamente seguite l'esito di questa sfida. Ciao a tutti e grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Ci vediamo presto. Giovanni.